Ciao ragazzi, benvenuti ad Abu Dhabi nell'ultimo appuntamento della Summer League. Questo è il mio giro da qualifica. Inizio col dire che ho avuto non poche difficoltà nel preparare questa gara, visto che per me era una pista totalmente sconosciuta rispetto alla gara precedente che avete visto a Monza, quindi non è andata un granché. Monza sono andato abbastanza bene per il livello degli avversari, qui un po' meno. Questo tentativo da qualifica, sempre a tentativo unico come lo è stato in tutta la Summer League, dove il mio obiettivo era far segnare un giro abbastanza veloce, anche se rispetto agli altri ero molto più indietro, anche perché il tentativo unico, appena vai a tagliare, ti annulla il giro e non hai possibilità di farne un altro. Quindi l'importante per me era fare un giro buono e quindi far segnare un tempo. Quindi siamo alla fine del mio giro da qualifica, che mi porta in nona posizione. Attendiamo quindi lo spegnimento dei semafori e si parte, partenza discreta anche se slittano un po' le ruote posteriori, qui freno forse un po' troppo presto concedendo l'interno a il Bond che riesce nel sorpasso, poi tiene lui l'interno nella curva successiva e riesce a mantenere la posizione. Partenza non buonissima, infatti vado subito a perdere una posizione, qui esco un po' largo, dicevo pista per me molto difficile, l'importante era fare una buona gara ed accumulare esperienza in questo gioco. Questo rettilineo, cerchiamo di prendere un po' di scia ed avvicinarmi al Bond qui davanti. Attenzione, bloccaggio per lui davanti, va a tagliare addirittura tutta la chicane, prendendosi un po' di vantaggio qui. Attenzione che la stavo per perdere, sono stato costretto ad effettuare un bel controllo. Siamo quasi alla fine del primo giro quando il Bond va ad attaccare Giudesi, che forse ha avuto qualche problema ed infatti rientra subito per la sua sosta ai box già al primo giro. Attenzione, il Bond che esce ancora largo da curva 1, è un po' in difficoltà, infatti in questo primo settore riesco a recuperare il tempo perso e ad avvicinarmi di nuovo, mentre gli altri lì davanti hanno già un buon ritmo e se ne stanno praticamente andando. Qui cerco di incrociare, infatti esco molto più forte, riesco ad affiancarlo sul rettilineo. Arriviamo alla staccata dove riesco ad effettuare il sorpasso in modo molto pulito.
Attenzione, attenzione. Bandiera gialla, attenzione, con addirittura due macchine fuori. Uno era Dema e l'altro mi sembrava Laco, se non vado errato. Quindi in un colpo solo passo dalla nona alla sesta posizione. Anzi, dall'ottava alla sesta posizione. Quinto giro, quindi si va per la prima sosta, passando quindi come da strategia dalle gomme rosse, le soft, alle medie, gomma gialla. E qui non so perché, ma ho perso molto tempo, addirittura quasi 4 secondi, una sosta e box molto lenta. Infatti permetto all'Aco, che era dietro di me, di riuscire ad uscire dal box molto vicino. Esce addirittura attaccato ai miei scarichi. Qui uscita dai box di questa pista molto difficile, perché se si va sul cordolo esterno si rischia di perdere la macchina. Quindi dicevo, l'Aco che è riuscito ad uscire molto vicino, addirittura entrando ai box alle mie spalle, e qui va subito a sfruttare il DRS, si affianca, io cerco di aumentare un po' l'ERS per difendermi, ma niente da fare. Riesce nel sorpasso molto pulito l'Aco. Stavolta io il DRS sul lungo rettilineo. Vediamo se riesco ad avvicinarmi. Stacco leggermente dopo e addirittura ho rischiato il tamponamento. Se l'auto dietro di te cerca il sorpasso, lasciala andare. Ha dei secondi di penalità da scontare. Ricordo che Dema e Laco sono stati protagonisti dell'incidente prima. Dema è dietro. Quando siamo al settimo giro e approfitta di un mio errore, prende il DRS anche lui e riesce a superarmi facilmente. Qui non posso fare niente per resistere, hanno un ritmo molto più veloce del mio. Quando arriviamo, attenzione, al tredicesimo giro, penultimo giro, mi ritrovo l'Aco a muro che mi regala la settima posizione. Quando in tutta la gara sono rimasto lì purtroppo fermo in ottava posizione. Ultimo giro, quattordicesimo giro, si conclude gara 1 in settima posizione per me. Discreta gara. Andiamo subito in gara 2. Semafori, la sequenza di partenza. Gara 2 quindi con griglia invertita e mi ritrovo a partire in quarta posizione. Attenzione, attendiamo lo spegnimento dei semafori. Cerco di fare una partenza migliore rispetto a prima, ma vengo un po' bloccato davanti con Martin che arriva all'interno e mi dà una bella sportellata. Ingresso molto aggressivo di Martin, che va addirittura ad attaccare subito i piloti là davanti. Ripeto, ricordo che la partenza di gara 2 era con griglia invertita, quindi chi è arrivato dietro si ritrova a partire davanti. Per questo Martin va subito a cercare il sorpasso per accaparrarsi le prime posizioni. E qui c'è da dire che non solo le mie difficoltà che ho avuto in gara 1 per quanto riguarda la conoscenza della pista e dell'assetto, ma
in gara 2, andando a modificare la strategia purtroppo. Attenzione, attenzione qua che perdo addirittura due posizioni con Simo e Dema che si infilano all'interno. Questi, la griglia invertita infatti si vede, hanno molta più velocità. Attenzione a questo trenino qua davanti, cerco di rimanere il più attaccato possibile. Dicevo, ritornando al discorso precedente, purtroppo andando a caricare la strategia per la sosta, ho dimenticato di caricare il mio setup e quindi in questa gara 2 parto con un setup standard totalmente diverso da quello che avevo preparato. Attenzione con il Bond fuori di nuovo in curva 1, qui molto più lento con Simo Cross addirittura all'interno, anzi all'esterno, ci prova qui all'interno, gran sportellata e mi porta al danneggiamento dell'ala anteriore con Leclerc che anche lui ne approfitta di questa situazione e quindi mi ritrovo a perdere altre due posizioni. Qui però cerco subito di prendere la scia e di recuperare. Attenzione che Leclerc viene ostacolato un po' dal Bond e sono costretto io a buttarmi un po' all'interno di Leclerc che infatti si sposta subito per ridarmi la posizione. Mi sono un po' sono stato costretto a fiondarmi lì all'interno perché non c'era più spazio per tre macchine, con Leclerc che era stato letteralmente bloccato dal Bond che è in difficoltà in questo momento, quindi devo attaccarlo subito. Anche qui sono costretto ad andare all'interno un po' ruota a ruota, ci tocchiamo, fortunatamente non vado a rompere del tutto l'ala anteriore, anche se comunque è danneggiata riesco a tenere il controllo della macchina e a rimanere dietro. Ok, siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS è disponibile. Decido quindi in questa fase di gara di non fermarmi subito per la sosta e per ovviamente cambiare l'ala, ma decido di aspettare ancora un po', anche perché non avevo grosse difficoltà di guida. Qui riprovo di nuovo l'incrocio, ho il DRS, quindi vado ad aprire l'ala mobile, mi porto all'interno. Ah, leggero bloccaggio, però riesco a chiudere discretamente il sorpasso, ma in quest'altro rettilineo ha lui stavolta a suo favore il DRS. Cerco più o meno di mantenermi a centropista, gli concedo l'esterno, il Bond infatti se lo prende e va lungo. Qui leggera scodata ruota a ruota, mamma mia che battaglia qui, e si riprende la posizione il Bond. Gran bella battaglia qui, devo dire che mi sono veramente divertito in questa gara 2, anche se poi vedrete tra poco come andrà a finire. Siamo al terzo giro, lotta con il Bond. Ed ecco qui il patatrack. Esco troppo veloce dall'ultima curva, mettendo le ruote posteriori sul tappetino esterno al cordolo e quindi perdo il posteriore e sono costretto così al ritiro. Finisce quindi così la mia Summer League. Ora vi lascio agli highlights di gara 1. Io vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!